Il 1° luglio i disabili che si trovano nel territorio di competenza dell'ASL Napoli 3 rischiano di rimanere senza assistenza. I centri accreditati con la sanità sono in ginocchio a causa del mancato intervento degli organismi regionali competenti sui tetti di spesa per il fabbisogno delle strutture che operano al fianco dei disabili. Per questo motivo hanno proclamato lo stato di crisi e oggi sono scesi in piazza i rappresentanti di 15 strutture accreditate riunite in 4 associazioni di categoria AMPRI, CASPAT, ARIS e Confapi Sanità. Riunite nel piazzale antistante il Tribunale di Napoli al centro direzionale, circa 500 persone hanno sfilato in corteo fino alla sede del Consiglio regionale della Campania e poi partecipato a un'assemblea nell'auditorium del centro direzionale. Pierpaolo Polizzi, presidente di ASPAT e portavoce del coordinamento delle 4 associazioni mobilitate. Siamo arrivati sostanzialmente alla fine di un percorso nel quale abbiamo trovato un muro di gomma da parte della dirigenza della Napoli 3 Sud. Stamattina siamo qui raccolti per poi concentrarci nell'auditorium e svolgere le nostre istanze all'attenzione del presidente De Luca, perché istituisca ad Horas un tavolo specifico che vada ad affrontare le criticità che dobbiamo esporgli. Dal 1° luglio abbiamo un taglio prestazionale sui volumi di attività che sfiora tra il 16 e il 20%, con le conseguenze indotte sui cittadini assistiti che dovranno essere dismessi e sui lavoratori che nutriremo grandissime difficoltà per loro. Parliamo di lavoratori assunti a dipendenza, a contratto collettivo nazionale, oggi pagati per questa manifestazione, quindi la loro giornata di lavoro è pagata, non c'è nessuna serrata, ma semplicemente la consapevolezza di dover dare una svolta a questa enorme criticità.